Piero Ceccarini, arbitro delle polemiche dello Juventus-Inter 1998, torna a parlare dello scontro Giuliano Ronaldo, alla vigilia della sfida di vertice a San Siro. Lo ripeto, il difensore era fermo, l'attaccante si muoveva, ho un rimpianto, avessi fischiato fallo in attacco, non sarebbe ripartita l'azione e non ci sarebbero stati tutti quei mesi di polemiche. Luis Palomino non è stato inserito dall'Atalanta nella lista UEFA in vista dei prossimi impegni in Europa League. L'argentino si è fermato nuovamente a causa di un problema fisico. Nelle prossime ore, dopo gli esami di rito, se ne saprà di più. Strasburgo-PSG. Mbappé ha sbagliato il calcio di rigore del potenziale vantaggio al sesto minuto. Il pubblico francese però non ha potuto vedere in diretta al momento. La regia ha indugiato sul volto del bomber, senza mostrare la conclusione dagli 11 metri. Si tratta del nono errore dal dischetto del fuoriclasse del PSG. Domenica sera ci sarà veramente un grandissimo clima per Inter-Juventus in quel di San Siro. È infatti previsto il sold out per un incasso da oltre 6 milioni di euro. Una cifra destinata ad entrare nella storia della